e prosegue la carrellata dei mezzi firmati CSM. In questo caso ci troviamo accanto a un mezzo che si chiama V59 5.9 DF, meccanica for transit TDI 2130 cavalli, cambio automatico. Intanto gli diamo un'occhiata all'esterno, dove in 599 centimetri troviamo un semi integrale molto molto bello. È comunque un semi integrale compatto, con il suo vano di carico posteriore, un garage che ci permette, attraverso un portellone a tutta larghezza da questo lato e un portellone un pochino più piccolo dal lato opposto, di caricare anche un paio di biciclette, magari non grandissime, magari non troppo impegnative, però possiamo riuscire a farcele stare, dove recuperiamo anche un po' di spazio per qualche utile accessorio da portare con noi. Ritroviamo le finestre filo carrozzeria col telaio integrato, una luce esterna, una porta cellula che, nonostante non sia dotata della classica finestra con l'oscurante, ha però un bel aspetto, una bella finitura ed è anche piuttosto larga. Il gradino di accesso, e andiamo quindi rapidi a dare un'occhiata al suo interno. Qui abbiamo detto già, abbiamo visto tante volte, che i 5,99 m sono paragonabili a un van da 5,99 m, ma lo spazio a bordo, grazie alla larghezza, aumenta drasticamente. Ritroviamo la cabina del Ford Transit con un bel volante rivestito in pelle, i comandi al volante, il cambio automatico, i comandi della climatizzazione, l'autoradio, che non guasta mai, lo sappiamo benissimo, che averla già integrata ci permette poi di scegliere un bel navigatore per camper. Non abbiamo la cappelliera qua sopra e neanche lo skyroof, ma abbiamo comunque dello spazio a giorno dove poter mettere tutti gli oggetti che ci possono servire per vivere la giornata appunto a bordo del nostro camper. Nella zona della semi dinette troviamo qua, vedete queste prime differenze, un abnorme, generosissimo pensile a tutta altezza, perché qua si sviluppa veramente con un'altezza importante, partizionato in due sul verticale e che potremmo anche partizionare in orizzontale volendo. Tavolo della semi dinette che ritroviamo, nascondiamo il prezzo perché questo te lo racconto sempre dopo. Tavolo della semi dinette con la panchetta fronte marcia, molto generoso, lo spazio qui è decisamente abbondante. Non abbiamo nessuna prolunga qua sotto, ma la scopriamo di qua. Quindi questo è venuto il dubbio, è il classico sistema che possiamo adottare allungando il tavolo e aggiungendo chiaramente un pezzo di legno da quella parte, un pezzo di tavolo, adesso l'ho detta male, pezzo di legno, proprio brutta. Panchetta fronte marcia che è supportata da questa luce d'ambiente che fa tutto il giro posteriore, bello. E qua sotto cosa abbiamo? Due faretti integrati con le prese USB, ce ne sono due. Qui possiamo andare a spegnere queste luci e di qua andiamo a curiosare. Ah no, questa qui è una presa 220 volt, effettivamente ci serve avere anche una presa. Giriamoci perché troviamo il blocco cucina, dove sotto, nella parte subito qui, diciamo all'inizio, c'è il frigorifero trivalente. Si riesce ad aprire molto bene, qui passa perfettamente, quindi non è in coccia, con il suo scomparto freezer piuttosto largo e con la sua vaschetta nella parte posteriore. Il blocco cucina integrato, bello questo è carino. Abbiamo questi due fuochi molto generosi, ben distanziati, comandi, regolatori fiamma e piezoelettrico, una vasca abbastanza grande. Devo dire che effettivamente per essere un 5,90 questa vasca è
di tutto rispetto, è un miscelatore abbattibile che ha quasi la finitura di un miscelatore di quelli domestici, quindi anche gradevole alla vista. E lo spazio ovviamente qua sopra per poter lavorare non manca, ce n'è un pezzettino qui che sicuramente ci può aiutare, non abbiamo nessuna asta, nessuna ribalta, ma abbiamo questo pezzo aggiuntivo che ci permette sicuramente di appoggiare, volendo, anche una macchina del caffè, piuttosto che di lavorare ad un'altezza interessante e umana, insomma. Qua sotto abbiamo la presa 220 volt, il comando per le luci, una finestra dotata di oscurante e zanzariera che va proprio bene, qua davanti ci sta, e anche qua ritroviamo due generosissimi pensili, questa volta partizionato sulla larghezza, quindi otteniamo due ripiani. Vediamo questo, se questo anche lui è partizionato, quindi qua veramente otteniamo tantissimo spazio, veramente tanto. Sempre sotto il blocco cucina abbiamo un generosissimo cassetto per tutte le posate, sicuramente anche per qualche accessorio, per qualcosa che non occupa molto spazio. Un mobile qua sotto diviso in due, lì sotto c'è un pezzo di passaruota, ma c'è il secchiello della pattumiera che è integrato, quindi abbiamo spazio giusto, e i rubinetti qui per sezionare l'impianto, per chiudere il gas. Proseguendo troviamo l'armadio per i capi appesi, che trova, è un po' buio però va bene, si intravede, quindi armadio per i capi appesi, ma ci sono due sorte di gradini qua sotto che ci permette, insomma, di organizzare lo spazio al meglio. E il letto posteriore, quindi abbiamo il letto trasversale, le misure sempre le troviamo qua sotto in questo momento, la scaletta di accesso che è quella che troviamo qua sopra per poter accedere al letto, perché anche qui la posizione è abbastanza alta, è importante. Una finestra da questo lato, ma anche uno blocco qua sopra che ci permette ovviamente di arieggiare molto bene, e una lunga fila di pensili qua dietro, supportata nella parte della testa da una mensola al giorno con delle lampade orientabili che ci danno sicuramente un maggior comfort. Qua sotto, un comfort nel senso di vivibilità, mettiamola così, qua sotto troviamo invece un altro armadio molto molto più generoso, questo è partizionato con dei ripiani a giorno che possiamo utilizzare bene qui per le scarpe, le calzature ad esempio, piuttosto che per quello che ci interessa, ma qua abbiamo molto molto spazio davvero. Questo accessorietto qua, il binario che vedete qua sopra, serve per poter far scorrere la tendina in modo tale da chiudere la zona giorno dalla zona notte, così che se qualcuno sta dormendo e uno si vuole alzare per preparare la colazione lo fa senza grossi problemi. Locale bagno, allora, questo locale bagno è, come si può vedere da questa parte e da questa parte, è interamente rivestito in materiale plastico, con questa parte che è chiusa dal velcro che evita che l'acqua possa infiltrarsi attraverso lo spazio che c'è tra la porta e questa parete, ma ancora di più la parete, adesso bisognerebbe vederlo chiaramente quando siamo all'interno del box doccia, di quello che comunque è il locale bagno, questa paretina che ci permette di chiudere completamente la parte del WC che troviamo da questo lato, sempre Thetford girevole con la sua cassetta chimica, ci permette quindi di realizzare qua un perfetto box doccia grazie anche alla parete girevole. Lavabo, la specchiera, degli armadietti spazio a giorno e un armadietto verticale per poter riporre tutto quello che serve, gli oggetti da bagno, illuminazione e un oblò a tetto 28x28, misura classica, stappendi abiti. E qua è molto bello perché questa parete
che chiude il locale bagno è in diagonale, quindi di qui si va ad allargare per recuperare dello spazio in qui nel corridoio, che qui in bagno probabilmente sarebbe risultato non sfruttato, non sfruttabile, quindi andiamo a recuperare dello spazio nel corridoio. Molto molto bello, qui ritroviamo praticamente le stesse tonalità, le stesse cromie del van del 540 che avete visto nell'altro video, che è qui a fianco, anche se non si vede. E parliamo di prezzi, perché il CSM Edition V59 DF sul Ford Transit 2130 cavalli, cambio automatico, con il maxi oblò, che vi faccio vedere adesso qua sopra, mi sono dimenticato, questo che troviamo qua sopra, Midi Eichi 5070 che sovrasta proprio la parte della zona giorno, plissettati in cabina, luce esterna, il gradino cellula, i cerchi in lega, i fendi nebbia, 59.900, quindi un semi integrale ben fatto, completo, pronto a viaggiare, col cambio automatico che trovo decisamente molto 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 comodo, ad un prezzo molto interessante. Chiaramente anche questo CSM Camping Sport Magenta, fatto su una base del Carado 5.9 appunto, ma con ovviamente tutta la sovrintendenza di quello che è che è stato appunto il progetto di Camping Sport Magenta. E mi piace quando un concessionario si applica a fare queste cose, quindi bel prodotto davvero, soprattutto con un prezzo competitivo. E niente, se ti è piaciuto il video metti un like, iscriviti al canale, scrivi pure quello che vuoi qua sotto, lascia un commento. Da Marco, Viaggio in Van è tutto, al prossimo video, ciao!